cielo chiederai, se non ti ascolterà, chiedi a noi e forse lo avrai. Comanda Radio Show, nel momento in cui tu senti battere il cuore, in un'ora e mezza esplode pura passione, dai resta con noi anche tu. Pronta dalla regia, sì, mi danno il cenno. 090 29 82 105 il numero del centralino di Radio Antenna dello Stretto, che ogni settimana dà voce ai nostri radioascoltatori per richiedere il disco richiesta, come si faceva una volta. Pronto, pronto, buonasera. Vediamo se sta capra di patata si decide a rispondere. Pronto? Pronto, sì. ciao Antonio, sono Eugenia, sei fantastico, ho telefonato apposta, sei un grande, sei mitico. Grazie, ma mi pare di aver sentito qualcosa, stavi parlando per caso male di me o sentito? No, che cavolo dici? Stavo dicendo, speriamo che questa capra vada là, siccome ho una capretta a casa mi dava fastidio. Non parlavo male allora, di te. Esatto, il cognome può essere Davide, distingo, Non hai sentito male, che dici? No, anzi, chiamavo per dirti che sei bravissimo, grazie. Bellissimo, un mito. Non esageri. Male. Antonio, piaci sempre solo tu. Non mi pare. Lo so, c'è anche la banda Mario. Comunque, grazie. No, senta, mi ricorda il suo nome, per favore, perché che anni tu sei? Eugenia. E allora, dica. Cosa voleva dire, signora? Ci dica tutto. Io volevo dire, allora, avevo chiamato anche per una cosa. Siccome volevo presentare il curriculum per Banda Radio Show, no? Perché io praticamente ballo molto bene, so che cercate gente, fate selezioni per le bandare violine. Non cerchiamo nessuno al momento, poi non so se i ragazzi però ci ha dato un'idea, le banda radioline è un'idea. Guardi, poi magari... tra l'altro sono molto ma molto carina, ce lo mandi signora questo qui, quanti anni ha? 109. Ah, vabbè, allora può partecipare. Non abbiamo ancora previsto il corpo di ballo, però magari da qui all'1 agosto ne discuteremo insieme alla banda Mariù e vedremo un po' cosa fare. Comunque si descriva. Sì, allora ho i capelli castano bruciacchiato, non biondo cenere, quello è comune, no? Certo. Poi occhi due. Orecchio, naso, gola. Tutto a posto. Ho fatto una visita ultimamente. Sì. Poi le mie misure, guardi, faccio vedere le mie misure. Allora sono 28, 81, 37. Prefisso 0,90. Vabbè, quello non c'entra. Ho un solo problema in effetti, è che sono un po' in sovrappeso, no? Sì, ho mangiato un pochino in questo. Sì. 140 kg. Sì. Però in compenso però sono alto 1,10 m. Ah, quindi sta bene. È proprio una buatta, diciamo. No, pensa che mi chiamano spesso per fare la damigiana d'onore. Ah, ottimo. Bene, in caso tu dai il curriculum, portacelo, vedremo un po' come inserirti nel contesto del programma, ti faremo sapere. Allora facciamo così, guarda Antonio, siccome io devo partire stanotte, così, io te la posso portare alla stazione, no? Così, tanto sei sempre buttato là, così io faccio tutte e due cose, dico il curriculum e poi parto. Vabbè, allora ci vediamo alla stazione, ok, dopo la puntata sarò verso mezzanotte e mezza. A mezzanotte, quell'orario è quello, ormai sempre quello, non è che cambia. Pazienza, sono lì in fila per comprare il CD della banda Mariù, uscirà a breve in allegata alla Gazzetta. Comunque torniamo a quello che è il motivo della sua telefonata, il disco richiesta, su? Vero, avevo telefonato anche per me. Che canzone vorrebbe sentire, signora Eugenia? È un pezzo che mi piace tanto, che ascoltavo quando avevo 75 anni. Quindi stiamo parlando di 40 anni fa. 30 anni fa, praticamente. Sì, più o meno. Sono i Guccini di Campagna. Ma quale Guccini? I Guccini di Campagna. Ce la canti, così la ricordiamo. Sì. Vediamo se dalla regia poi la fanno partire la canzone. Ok, allora. Anima mia, torna a casa tua, anima mia, ti aspetterò dalle mie braccia, bada mia. Grazie Eugenia, va bene così, anima mia, i Guggini di Campagna, su torna Antenna. Torna a casa su, beh. Ciao. Io vim da Bahia, tanta, io vim da Bahia, conta. Tanta coisa bonita que tem.
gente não tenta comer mais de fome. Attraverso Taranta sba. È come se la tarantella si impossessasse di Bach, cioè tutto il Bach che c'è nella tarantella. In effetti, in Bach io ci ho sempre trovato, a parte la musica del suo tempo, la musica barocca, le innovazioni, ma c'è la musica popolare, c'è il balletto, c'è la tarantella, c'è la musica folk, c'è la musica jazz. È il primo improvvisatore jazz della storia, probabilmente. Per cui stasera ci siamo inventati, un po' improvvisando, una parafrasi, ecco, della musica di Bach, della toccata e fuga per organo, famosa, che poi diventa balletto folk, che poi diventa blues, jazz, che poi diventa progressive, insomma, è qualche altra cosa che forse anche noi sappiamo, vediamo un po'. Taranta sba per voi con la banda Mariù e il maestro Fabio Sodano, che facciamo riscaldare con l'applauso dell'auditorium. Sodano e la banda Mariù, l'Oroscopaz
di Paolo Fax. L'oroscopo di Paolo Fax. L'oroscopo di Paolo Fax. L'oroscopo di Paolo Fax. Benvenuti all'appuntamento con le stelle. Cominciamo subito col primo segno. Vai, subito. Sagittario. Se siete single, incontrerete l'anima gemella. Se siete fidanzati, vi lascerete e quindi diventerete single. Si torna alle incontrerete origini. L'anima gemella e quindi vi fidanzerete. È una catena di Sant'Antonio. E quindi incontra Vergine. Insomma, se Sagittario avranno oggi mi sta piacendo settimana Paolo Fax, tribolata per gli amici del Sagittario. Che mi settimana tribolata mi prende vai. Oggi Paolo una Fax. Rarissima congiunzione astrale favorirà l'incontro con l'uomo della vostra vita. Prego? Favorirà l'incontro con l'uomo della vostra vita. Ecco, non avevamo sentito. Ha bene. Mangiato un po' di lippo il Paolo Fax oggi. E sarà amore a prima vista. Solo che la luna in opposizione al sole creerà un'eclissi e voi non vedrete una mazza. Per cui se ne riparlerà tra 2500 anni. Fantastico. Campa, è preciso però, Paolo Fax. Poi nei tempi poi. È capirai. Quasi astrologo, sai? Quasi. Astronomo. Si presenta come tale, però. Quasi astronomo. Ad agosto, Giove passerà da prima casa a seconda casa al mare. Ma ha dimenticato le chiavi. Questo è un problema. E tornerà in prima casa, sì. Ma troverà i ladri in opposizione. Ah, ottimo, si scontreranno. Per fortuna, Marte in congiunzione con le forze dell'ordine risolverà questa brutta situazione. Fantastico. Numero fortunato. Segnatelo, vediamo. Segnatelo. 113. Non si può giocare, si fermano a 90 i numeri da giocare. Paolo Fax, ogni settimana lei va fuori dal Paolo Fax mi sa che è fuori lui proprio la grande. Ma questo guarda già dalla prima puntata lo amo. Vabbè, detto. Andiamo avanti, andiamo sentiamo. Avanti su, coraggio. Scorpio! Eccolo! Finalmente il mio qualcosa segno. Qualcosa mi dice che dirà lo Scorpione. Ah sì? Oggi. Sì, sì. Antonio, oggi. Il tuo segno. Oh, finalmente, vediamo un po'. Ogni il segno settimana di David Copperfield anche, Scorpione. Ah sì, no. Perché? No. Va bene, Gemelli. Vabbè, stasera sei Scorpione come me. Su, vai. Toro. Hai visto? Te l'avevo salta, detto. Lo salta, c'è qualcosa. Io che spero non che prima della decima puntata lo legga, però. Non so, dica non qualcosa. So. Prego, ma maestro Fax. Amore. Sì. Fin qui c'eravamo. Poi finalmente Toro. Sì. Incontrerete la mucca della vostra vita. Come la mucca? Ah, beh, sì, certo, Toro, voglio dire. Sesso. Sì. Maschio. Salute. Ciao, arrivederci. Semplice e lineare. Per tutti i segni, le stelle consigliano la prossima settimana il CD Bumma di Banda Mariù sarà in congiunzione con la Gazzetta del Sud. Lo abbiamo detto. Consiglio? Sì. Andate in edicola. Ovvio, scontato. E per questa settimana è tutto. Un abbraccio interstellare dal vostro Paolo Fax. L'oroscopo di Paolo Fax. L'oroscopo di Paolo Fax. L'oroscopo. Thank you.
Bravi, grazie. Questa canzone che abbiamo riproposto, scritta tanti anni fa da Nonno Mariù, era lui che scrisse A Nive che se ne va, poi fu cantata dalla Gaynor con la sua canzone. Tu sei sempre tutta, questo Antonio, è un pezzo davvero di tanti anni fa, riproposto direi in maniera molto carina e simpatica dalla banda Mariù. Prima però di concludere questa settima puntata del Banda Radio Show, vogliamo anche noi che facciamo musica e spettacolo ricordare un grande amico e un grande personaggio che purtroppo ci ha lasciati, Pippo Mafali, che vogliamo salutare.